Buongiorno e buon fine settimana a tutti, cari amici. Da oggi inauguriamo una serie di appuntamenti dedicati alla nuova rubrica Domenica a pranzo con Nicola. Oggi primi due piatti, un primo e un secondo, questo in virtù, insomma, facciamoci questa confidenza dal corso serale alberghiero che farò da settembre di quest'anno, quindi insomma, approfitto un po' anche perché sto iniziando a cercare di capire qualcosa con spiegazioni, video e quant'altro, quindi. Visto i soliti argomenti che propongo su YouTube, veniamo una cosa, una new entry, una nuova. Allora, primo piatto, un classico dei classici che diciamo in inverno è al top. Parliamo dei spaghetti alla matriciana, dalla fonte qui leggo 721 kcal per porzione, difficoltà facile, preparazione 10 minuti, cottura 25 minuti, dosi per 4 persone, costo basso. Allora, veniamo alle quantità: spaghetti 320 grammi, pomodori pelati 400 grammi, guanciale di Amatrice 150 grammi, o se non abbiamo quello di Amatrice, comunque guanciale e non pancetta, mi raccomando. Pecorino romano grattugiato 75 grammi, sale fino quando basta, olio evo extravergine d'oliva quando basta, peperoncino fresco 1. Questo diciamo la ricetta classica. Poi se non ce l'abbiamo, pazienza. Vino bianco 50 grammi. Preparazione. Innanzitutto dobbiamo bollire l'acqua per la cottura della pasta da salare, poi nel momento in cui bolle. Possiamo dedicarci a questo punto al condimento, prendiamo il guanciale, eliminiamo la cotenna, lo tagliamo a fette di 1 cm circa di spessore, riduciamo le fette a listarelle di circa mezzo centimetro. A questo punto scaldiamo una pentola con un filo d'olio evo, una padella volevo dire con un filo d'olio evo, aggiungiamo il peperoncino intero, ovviamente se ce l'abbiamo, altrimenti direttamente il guanciale tagliato a listarelle, lo facciamo rosolare a fiamma bassa per 7-8 minuti fino a quando il grasso non diventa trasparente, la carne diventa croccante. Mescoliamo spesso facendo attenzione a non bruciacchiare il guanciale. Quando è sciolto tutto il grasso, sfumiamo con il vino bianco, alziamo la fiamma e lasciamo evaporare. Poi portiamo le listarelle del guanciale in un piatto e le lasciamo al momento da parte. Versiamo nella stessa padella i pomodori pelati, li sfilacciamo con le mani direttamente all'interno del fondo di cottura e proseguiamo la cottura del sugo per una durata circa di 10 minuti. A questo punto l'acqua nel tegame dovrebbe essere arrivata a bollore, quindi versiamo gli spaghetti e cuociamoli al dente, che sono più digeribili. Nel frattempo, ovviamente, regoliamo il tutto di sale, eliminiamo il peperoncino dal sugo, uniamo il guanciale in padella e mescoliamo per amalgamare. Una volta cotti gli spaghetti, li scoliamo, li uniamo nella padella con il sugo, saltiamo velocemente per amalgamare bene con il condimento. Se gradiamo la pasta al dente, possiamo spegnere il fuoco, altrimenti versiamo poca acqua dalla pasta per proseguire la cottura. Per finire, ovviamente a vostro gradimento, spolverizziamo un po' di pecorino grattugiato e a questo punto i spaghetti alla matriciana sono fatti. Per
per quanto riguarda la conservazione, si possono conservare i spaghetti alla matriciana in un contenitore ermetico in frigorifero per un giorno al massimo. Si sconsiglia la congelazione. Il consiglio, la variante, no Covid, ci manca l'aglio o la cipolla. Poi passiamo al piatto del secondo, che oggi proponiamo il filetto in crosta. 537 kcal, porzione, difficoltà media, preparazione 20 minuti, cottura 60 minuti, dosi per 6 persone, costo così e cos'ha, un po' elevatuccio. Allora, ingredienti: filetto di manzo 800 g, prosciutto crudo 200 g, funghi champignon 400 g, uno spicchio d'aglio, 20 g di burro, olio evo 6 cucchiai, un tuorlo d'uovo. Qui inserite per esempio anche la panna liquida, panna fresca liquida 30 ml, sale fino e pepe quando basta, pasta brisée 200 grammi. Allora, per la preparazione del filetto, prima mettiamo a rosolare la carne in una padella dove abbiamo fatto scaldare in precedenza 3 cucchiai di olio. Saliamo e pepiamo e facciamo dorare bene in tutte le sue parti il filetto per 20 minuti, o secondo la nostra preferenza di cottura. Una volta che è terminata la rosolatura, mettiamo a raffreddare il filetto su una gradella in modo che perda tutti i suoi liquidi. Nel frattempo andiamo alla preparazione dei funghi, li laviamo, li tagliamo a fettine. In una padella facciamo soffriggere l'aglio in 3 cucchiai di olio evo e burro, quindi aggiungiamo i funghi e li lasciamo appassire a fuoco vivace fino a quando sono cotti. Quindi li mettiamo in una tazza di un mixer e li frulliamo affinché otteniamo una crema bella suadente. Facciamo raffreddare la crema di funghi e poi la spalmiamo su tutti i lati del filetto, tranne il lato di sotto. Disponiamo le fette del prosciutto crudo su un foglio di carta da forno, mettendone alcune in verticale, altre in orizzontale, le spalmiamo con la crema di funghi la parte centrale delle fette. Sopra adagiamo delicatamente il filetto e lo avvolgiamo con il prosciutto. Poi tiriamo la pasta brisée in una sfoglia sottile, e ci appoggiamo, ci adagiamo la carne ricoperta dal prosciutto, rompiamo un tuorlo d'uovo e diamo una spennellata su tutta la superficie. Se c'è la panna, ovviamente rompiamo il tuorlo nella panna e spennelliamo. Se non abbiamo la panna, rompiamo l'uovo direttamente e spennelliamo. Dalla sfoglia avanzata ritagliamo delle piccole strisce con cui andremo a decorare per il prodotto finale. Per rendere ancora più ricco il filetto in crosta, potete arricchire la crema di funghi con il patè de foie gras oppure con del patè di vitello. Bene, spero vi sia piaciuta questa prima puntata di Domenica a pranzo con Nicola. L'appuntamento per la rubrica è tra una settimana circa. Ai prossimi appuntamenti, ciao!